City Report. E siamo live, eccoci qui, City Report, Hermes, questa volta ancora con Praticò, consigliere del Municipio 6, che ci racconta dove siamo, poi vi facciamo vedere un po' di cose. Niente, oggi siamo qui in via Balsamo Crivelli, in un bel bosco, bellissimo. C'è un sacco di verde. Che sì, purtroppo da anni fonte di occupazione smisurata da parte di tutti. È una situazione che comunque, per onestà e dover di cronaca, è già stata segnalata da altri colleghi, da altre persone, già da anni. Però ogni giorno i cittadini su gruppi social scrivono che sono costretti a subire odori nauseabondi da fonti di fuoco che accendono, le quali bruciano plastiche, gomme o ci fanno i barbecue. Insomma, siamo sempre lì. I fuochi a Milano non mancano, è tutto un barbecue nelle aree del comune. E guardate questo cartello, che bello. Boschetto e stocco. Ma adesso scendiamo, andiamo a vedere com'è. Andiamo, ragazzi, va. Siete già bruciato da qua, eh? Già da qui cominciamo a vedere sacchi, sacchetti abbandonati in mezzo lì con degli automezzi, pare. Cosa sono le robe? Delle baracche di lamiera. Beh, raccontagli la storia delle palafitte, Hermes o Omar, chi vuole. Beh, dai, comincia lui che... Dai, comincia lui che è nel suo ruolo, è nella sua giurisdizione. Io ho fatto, diciamo, dall'anno scorso a quest'anno ho fatto vari giri con molti cittadini, nonché con qualcuno che ovviamente sono cresciuto, perché questa è la zona dove sono anche cresciuto. E come ho detto prima, qua è una situazione che è già attenzionata, è stata già attenzionata le autorità e non solo. Però l'immondizia non l'hanno rimossa. Ma il municipio, come potete vedere, non mi pare che abbia fatto chissà che cosa, perché qui la situazione... Almeno per la gestione dell'aria verde, tagliare le piante, tirare fuori... Cioè, io penso che un semplice nastro, che poi sono stati strappati, che delinea l'aria, non è... Beh, abbiamo visto di là un cartello anche di Velto, addirittura già piegato, questo sta a significare che sta gente se ne frega di quello, esatto, che c'è. Infatti abbiamo un ampliamento... Orsuo di posizioni che... Andiamo a vedere, dai, andiamo avanti. Di fatto. Vietato l'accesso alle persone autorizzate. Prendi, va bene, va bene. Bene, noi possiamo anche continuare un pelo, sei sicuro che c'è? Sì, sto registrando. Ok. Niente, adesso siamo qui con la minicam, stiamo proseguendo a farvi vedere questa autentica schifezza. Perché? Perché è gestita male. Non ci sono altri motivi. Ormai non sappiamo, veramente, io che non faccio il politico, ormai non so più cosa dire a questa amministrazione. Cioè, boh. Ecco, io vedi, per esempio, adesso faccio un discorso in generale, visto che attendiamo l'altra camera. Cioè, io sulla questione dell'area B me la prenderei fortemente con chi dal 2012 ha fatto l'opposizione e non è intervenuto. Perché tutto quello che c'è scritto, l'area B, le pedonali, il bike sharing, le piazze tattiche, eccetera, era prevedibile con che il referendum andava così. È scritto. Quindi... Ah beh, il nostro carrello... Oh! Primo carrello dell'anno! Il famoso carrello del degrado, no? Ne abbiamo beccato uno. Eccola qua, eccola qua, guarda che bella, Tullio. Vai. E questo è un reperto storico, eh? Eccoci qua. Omar, in questa puntata che è un misto tra un urbex, una scampagnata nel degrado, nel trash, dici due parole su questa per i nostri amici che ci seguono. Che parole si commenta da solo, perché a parte la pericolosità della struttura che non sappiamo neanche se mai cada.
che se cade addosso a chi e cosa. Allora, vedendo il cartello all'entrata, sembrerebbe che questa proprietà qui, in quest'area verde, sia in gestione al Comune di Milano, perché se si è preso l'aria dovrebbe essersi preso anche l'immobile. Però qua, da come potete vedere, la foto è a norma, questa qui è a norma per il Comune di Milano. Credo proprio di no. Va bene, andiamo a vedere, vedo che c'è anche una casa lì dall'altra parte. All'interno dell'area che stiamo vedendo c'è anche una struttura industriale, una vecchia sabbiera, vecchia, vecchissima, pericolante come potete vedere, non ha nessuna delimitazione, un cancello, un cancelletto, niente. Questa è in carico al Comune di Milano, visto che l'area è in carico al Comune di Milano. È a norma una roba del genere? Se non serve si abbatte, se serve la si utilizza, la si sistema, eccetera, invece si va avanti così. In questo caso grazie Sala, perché è stata comunicata, come ci diceva il nostro amico Omar Pratico. Qua vendono i panini qua. Anche questo dentro tutto abusivo, eh. Vabbè, proseguiamo un attimo, facciamoci l'angolo qui. Qui continua tutta così, qualche pezzo di reticella c'è, qualche pezzo di filo spinato. E un sacco di costruzioni abusive. Possiamo anche tornare indietro, direi. Vieni, adesso riprendiamo. Sume. Sì, ma non c'è niente di... Sì, sì. È tutto uguale. Hai ripreso le casette abusive qui dentro? Sì. Ok. Niente. Ed eccoci una delle case abusive. Guardate, tutta arredata. Che dobbiamo dire, Hermes, di sta cosa? Dobbiamo dire che... Non sembrerebbe neanche che siamo a Milano, Tullio. Cura la porta. Siamo dentro una di queste case abusive, come vedete. Abbiamo qui anche la verdura fresca, guardate. Vai fuori a far vedere, tutta arredata, mobili, tutto quello che serve per queste occasioni. Porte, cemento. Poi la gente non ha dove andare a dormire, si costruiscono le case così e nessuno dice niente. Va bene Paolo Rusconi, direi che possiamo anche andare, la casa l'abbiamo vista, le luci... Sono a batteria, come vedi, collegate con una batteria fuori. E chiudiamo la... Guarda che bello, c'è anche il parquet qui, l'hai visto? Parquet, letti, le fatti vedere i letti? Ok, no, allora non c'è bisogno. C'è un albero a fianco al letto, però, anche un altro, guarda, che fanno... Sono stati tagliati, questi gli ecologisti, guarda. Tagliati e usati per fare il rinforzo. Non che ci vuole che è andato via correndo, Sì, dai. Ok. Va bene. Ah, bellissimo qua. Possiamo uscire, ok? Bottiglie di birra, queste qui servono come arma se qualcuno si avvicina, lo vedete? Famosi vetri, le bottigliate. Qui c'è un lucchetto, se l'è stato lasciato aperto e quindi va bene così. Dopo le posizioni, grazie. Ok, richiudiamo. Il chicker boom non è di mio gradimento. Boh, e qui continuiamo con la sabbiera. Paolo, fai un'immagine della sabbiera da arrivare lì. Quella è un'altra costruzione ancora abusiva, quindi mi fai vedere per favore, questo per i nostri amici che dobbiamo stringere quei tempi perché la situazione è un po' non bella. Questa è la sabbiera abbandonata, un'altra costruzione abusiva e un'altra costruzione abusiva sulla destra. Quella dietro ve l'abbiamo fatta vedere tutta. E direi che per oggi con il nostro amico Paolo Rusconi, Omar ed Hermes vi abbiamo fatto vedere come si allestisce una casa in campagna. Oh, ma tu non hai voluto vedere il parquet. Il parquet era bellissimo, messo veramente bene. C'è da lasciargli un bigliettino a dire se ti viene a parchettare a casa.
Poi gli alberi utilizzati come colonne portanti, gli ecologisti dicono niente, alberi segati utilizzati come colonne. Ah, bene, questo... Comunque vedrai tutto nelle immagini. Il nostro amico Omar è rimasto fuori un attimino a controllare la situazione, visto che lui è del quartiere, conosce un po' anche gli andazzi di qui, insieme al nostro Hermes. E con questo è tutto, ci vediamo la prossima settimana, non molliamo mai, andiamo avanti. City Report!